Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video barra Reaper. Abbiamo come Reaper oggi la cova di Lost Mouth, usiamo il chierico healer e non si possono usare le pozioni e il manufatto e la cavalcatura. Quindi ho impostato come cavalcatura la salamandra, ovvero la punizione brina ardente. Quindi coda startata, pop-up aperto, 4 quinti, accettiamo e partiamo. Oggi abbiamo una Reaper molto facile, il covo di Lost Mouth si fa abbastanza facilmente, anche se è un gruppo pubblico non credo che dovremmo avere problemi. Vediamo cosa fanno, intanto mi piazzo qua e aspettiamo la loro iniziativa, poiché sono healer. Ok, lui se n'è andato per i fatti suoi. E io resto con il gruppo, quindi se in tal caso Nanaki morirà. Ok. Prende un sacco di danno, Vorshit, come cavolo si pronuncia, non lo so. Nanaki è il tank, ma per quanto tu sia tank, se mi vai avanti da solo e il gruppo mi resta dietro, è vero che bisogna seguire il tank, però se tutto il DPS sta dietro... Ok. Ispezioniamo sta gentaccia. 76.000 Warlock, compagno Scopa, non mi chiedete perché, non lo so. Quest'altro Warlock, 75.000, compagno Mistagogo. Altro Warlock, tutti Warlock, ora ci ho fatto caso. 83.000, compagno, lo vediamo dopo, il filmato. Lanciamo una cura e guardiamo il compagno. Cosa indossa? Il bulletto, ok. Mentre Nanaki, che è il tank, ha il compagno gatto. Ed è un... 79.000, tutti alti, incredibile ma serio. Noi ci limitiamo a caricare i nostri punti azione come al solito. Devo fare altro. Il mio compagno non attacca. Chissà perché, forse perché non ho lanciato un colpo d'attacco eppure basta. Se prendo danno invece attacca. Sì, se prendo danno sì. Pensate. È stato il 60% della vita del boss a non fare niente, almeno da quello che ho visto. Piano giornaliero. Così sono tutti felici e contenti. E ce ne mettono però a tirarlo giù, mazza. Saranno anche 80.000, ma o hanno un danno basso, o
o hanno impostato male i compagni, non lo so. Boh, ci hanno messo un sacco a tirarlo giù, secondo me. Perché in realtà io l'ho già fatta la Reaper con il ladro e con un gruppo scelto, per così dire, no? E non mi sembrava che ci volesse così tanto a tirarlo giù. Ok, dove si va? Al centro. Al centro. Qui schiviamo le palle di fuoco. Mazza, che botta che si è preso! Che botta! Adesso spediamo agli scorpioni che non mi cada un sasso in testa, sennò moro. Prima, mentre usavo il ladro, me ne sono caduti due di sassi in testa. A una Gilda Campfire, questo Jazz, mi sa che sembra non abbia la Gilda. Io sono il mietitore, infatti sembra senza gilda. Questo invece Blattmond, e questo invece Invictus Brotherhood. Cerchiamo di stare abbastanza in movimento. Vedi, lui è stato fermo. Già è stato fermo una volta e si è preso il sasso in testa. E poi dopo non ho fatto in tempo a curarlo. Ecco, va, il sasso in testa. Mi ha tolto tutta la vita. Dobbiamo stare attenti alla divinità. Non la dobbiamo finire. E ci dobbiamo ricaricare i punti azione. Ecco, mi schiva le cure questo. Questo sasso in testa. Vediamo la cavalcatura e ci teniamo ovviamente la giornaliera per la mobbata laggiù, che quelli sono un bel po'.
Carichiamo la divinità. Vediamo cosa fa. Qui lo marchiamo a lui, magari. Ok, adesso arriva l'altro gruppo di draghetti. Ok, giornaliera di nuovo. Ok, abbiamo fatto boss finale. Siamo al boss finale. E mo qua speriamo non si bughi la lava allo smaut. Eventualmente proviamo a fare un giro tondo in modo da sbloccare tutte le grafiche, che ne so. Io di solito faccio così, a metà vita. Dopo i sassi in testa inizio a correre in tondo in modo da sbloccare tutta la grafica. Sempre se funziona, perché a volte non fa. E ci mostra lo stesso il campo di combattimento tutto infestato di lava. Ci piazziamo di qua. E direi di tirare la giornaliera. Che schifo non fa. Ok, lanciamo un cura e guardiamo per terra se ci fa la way. Questo è il nostro angoletto, eccola, e poi ritorniamo qui nel nostro angoletto. Giro tondo. Comunque si è sbuggato tutto a quanto pare. E vediamo. Ok. Ultimi 45% di vita. Jazz è morto dall'altra parte sulla lava. Anche questo. Ma guarda, non riesco a curare, li schiva tutte. Questa non l'ho capita. Non ho capito cosa mi ha one shottato. Ho visto che mi è arrivato un sasso in te, cioè una palla addosso, ma non ho capito
Sembra più. Ok, questa l'ho capita, ma è arrivata quella sfera lì, quella OE, però boh. Comunque, vabbè. Sappiamo che sto gioco fa un po' come gli pare. Dai, muori per favore, grazie. Quando sono morto la prima volta ho visto solo che mi è arrivata la palla infuocata addosso, ma non ho visto la UE per terra, o non me l'ha segnata o non me ne sono accorto, comunque non mi è sembrato di averla vista, altrimenti ovviamente l'avrei schivata. Cioè, mi sarei spostato. Queste le prendiamo. L'interdizione la prendiamo. Che mi servirà in futuro. Poiché sto cercando di fare le armi del chierico, quelle di Gilda. E andranno raffinate. Quindi l'interdizione la prendiamo. Qui rerolliamo. Drago rosso e blu non ci frega niente. Il grifo. E 5 lingotti, vabbè, questo lo prendiamo perché non possiamo fare altrimenti. E quindi abbiamo preso 80, 89, 74, 39. Questi due danni più o meno bene. Il terzo danno direi proprio di no. E comunque, comunque è andata così. Ci abbiamo messo un quarto d'ora tondo, quasi tondo. Quindi niente ragazzi, questa era la Reaper di oggi, spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi e lasciate un like e come al solito attivate la campanella in modo da rimanere aggiornati e ci sentiamo al prossimo video. Ciao ciao!